Zanni, che è la prima volta che è presente con noi, ma vi assicuro che ha sempre veramente lavorato la vicina di questo tempo, sin dal primo momento. Anzi, è stato sempre un po' un monito con la sua critica costruttiva e con i suoi giudizi sempre puntuali. Per cui non ci ha fatto mai perdere di vista il punto di riferimento, non ci ha mai fatto perdere di vista quello che dovevamo appunto tenere a grande considerazione, che era appunto questa parte sociale. Poi dico, perdonami, chiudo subito, non voglio anticipare questo, purtroppo mi ha dato l'apertura, però ce l'avamo lasciata lo scorso anno con l'inizio Roberto Mancini, quasi diciamo tra i due primi, come dire, selezionati. Allora, ci siamo lasciati un augurio, perché era stato, come dire, nominato, non è incaricato, cioè, della nazionale, e quindi dopo vedremo che vediamo che questo tempo, poi fortuna la porta sempre, è qualcosa di buono riesce sempre a fare. Grazie, grazie. Lasciamo per ricevere il premio, che qui Daniela Premo, premio che ci sarà a consegnare, diciamo, anche nel principato da Gigi Ferrero. Prego. Penso che il lavoro che fanno loro abbia anche un'altra funzione, che è quella della socializzazione. Certo. Non lasciarli a scuola, che è la cosa più importante. Assolutamente, assolutamente. E facciamo consegnare allora a questo punto, saliamo sul palco del premio, il premio appunto a Daniela per quello che riguarda le Olimpiadi d'argento con la premiazione che viene appunto effettuata. Un applauso da Ferro di Bagna. Francesco Lanti, il tuo omonimo della coordinatrice della Giulia, è il consigliere di Sport e Salute, ma è anche un geriatra. State già lavorando con il presidente Sabelli e con la consigliera Cassarata per avviare questo tipo di discussione? Sì, il lavoro è iniziato, sicuramente il presidente Sabelli ha iniziato il lavoro da presidente e da amministratore delegato come consigliere, proprio appunto consigliere del ministro della salute, quindi della salute. Sto veramente cercando di dare un contributo in questo ambito, perché ripeto, il consiglio si chiama Sport e Salute. Ma in realtà è sport e salute, perché lo sport è salute, cioè, su questo ci credo tantissimo. E ieri io sono stato a Piacenza, ho organizzato la seconda edizione di quella che quindi abbiamo tenuto la longevità, che è un modo per comunicare che la longevità si conquista da quando siamo bambini, e una delle attività per conquistarla è lo sport. La storia di mio papà, se molti la conoscono, lui aveva studiato con l'intenzione di laurearsi in medicina, però divenne questa passione femminile per giocare al calcio, venne a Milano, interrompe gli studi, e mio nonno non ha preso particolarmente ma ciò che scuro, quando posso ricordare qui l'incontro tra noi, ed è stato particolarmente emozionante, ma tu, insomma, sei rimasto molto molto colpito. Guarda, io ogni volta che si parla di azoto mi riprometto sempre di non emozionarmi, ma non ci riesco. La mia storia personale è una storia che si intreccia con la sua in tutto l'arco di 10 anni che ho passato nella nazionale italiana, dall'esordio fino alla fine. Chiamo anche la mia amica, ovviamente, perché ci avete tenuto tanto, perché consegniamo questo premio a Cinzia Terzo Taglia a favore di fotografi con Paolo Rossi e con Daniele Lepo. Un applauso a Fabrizio Banca.
ottimo. Io volevo partire proprio dal discorso del giocatore. Tu sei tra quei giocatori che ha vinto lo scudetto, che è sempre abbastanza difficile in Italia, non essendo mai né dai Juventus né nell'Inter né nel Milan. E l'hai vinto dopo, e l'hai vinto quando è con la Lazio. Questo che significa? Che poi ci sono dei giocatori che in determinate squadre trovano la loro capacità migliore di esprimersi, perché ecco, magari nazionale quello che fa il loro probabilmente non è anche lo stesso tipo di rendimento. Ci sono dei giocatori che devono trovare in nazionale delle cose particolari per poter esprimere a livello che si esprime a Mancini verso il riguardo. Beh, credo che nazionale sia più difficile perché comunque le partite sono di meno e quindi poi l'allenatore della nazionale deve decidere magari quello che è il giocatore in quel momento magari nelle migliori condizioni e quindi non si hanno tante partite da poter dimostrare, quindi questa è un po' la sfortuna di giocare poi in nazionale, ma e poi ho giocato in anni in cui purtroppo l'allenatore è incentivo da decidere, qualcuno deve essere fuori, quindi è chiaro che poi in un contesto della propria squadra un giocatore si sente un po' gli studenti però si pesano oltre che si puntano. Quanto conta lo scudetto con la Fiorentina e con la Lazio rispetto a quelli che magari si dicono sempre importanti, perché è davvero con le maglie tradizionali che gli studenti sono importanti, non è semplice vincerli, chiaramente ho avuto la fortuna di vincere con due squadre che normalmente non vincono e quindi questo mi fa piacere, però poi vincere non è mai semplice. Voglio ringraziare Giancarlo perché mi accanto che questo premio, questo luogo l'ho ereditato, da parte da lui, come ha ricordato la gente, si è dato un convegno, ecco, le anche io ho molto formidabile a prescindere dal ruolo istituzionale, però è uno dei premi che lo vedete, sta crescendo anno dopo anno, dicevo prima a questa persona, a Cinzia, che sono molto curioso di questa direzione che secondo me è una bella direzione. Grazie. Roberto racchiude meritatamente questa capacità di saper trasmettere, di saper testimoniare quei valori ai quali abbiamo fatto riferimento in questa mattinata. Io, Franco e Andrea. Andrea. Essere chiamato da Roberto Mancini, il nostro allenatore, essere di fronte a questo staff che vi ringrazio, ed essere stato convocato per valori sociali, per me vale più di una coppa, vale più della coppa del mondo. Quindi vi ringrazio veramente per me. Gracias.